La musica riparte dalla lirica, è stata presentata la nona edizione del festival Le Muse e Le Dolomiti, rassegna musicale che tocca vari paesi del Bellunese e che quest'anno si assume il piacevole compito di riportare i concerti nelle chiese e nei teatri. Dopo quasi un anno di sacrifici musicisti e cantanti scaldano quindi gli archetti e le ugole pronti ancora una volta a regalare emozioni. Il calendario completo dell'iniziativa si può trovare nel sito di Le Muse e Le Dolomiti. La partenza in grande stile è stata domenica nella chiesa Arcidiaconà di Agordo. messo Messolennel ad Agordo, appuntamento bellissimo e unico per Lagordino. Proseguiremo eh, con cinque altre programmazioni artistiche. Avremo un concetto per organo e tromba, avremo un programma di musica da camera, poi avremo il caleidoscopio ensemble. Poi abbiamo la nostra masterclass internazionale di lirica, novità dell'associazione. Quest'anno c'è anche la lirica per i più piccoli. Ci sono due laboratori di vocalità creatività e teatro poi andiamo avanti con un concerto per quattro tromboni un quartetto di tromboni e finiamo invece con un concerto in collaborazione con Agordo Musica che si terrà a Canale d'Agordo è un concerto per organo e violino dopo lo sblocco de degli spettacoli che è recentissimo abbiamo fatto una corsa per organizzare tutto ma ci siamo il scopo statutale della nostra associazione è valorizzare il territorio tramite la cultura e la formazione artistica in tempi normali organizzare un festival di questo tipo non è cosa semplice, le difficoltà aumentano esponenzialmente se si ha a che fare con restrizioni, distanziamenti e norme igieniche. L'organizzazione cambia, abbiamo delle norme da rispettare, gli eventi sono tutti su prenotazione, quindi abbiamo anche una capienza ridotta per il nostro pubblico. Quello che si vede sul palco è una piccola parte in realtà del grosso lavoro che si fa dietro le quinte.